Lista numero 8. Salento sveglia. Quali sono i propositi della tua lista? Allora, io sono già rappresentante di studenti in questa facoltà. I propositi sarebbero comunque di migliorare questa struttura, perché come vedete è abbastanza una catapecchia quasi questa facoltà. Purtroppo a lingue diciamo che gli studenti non sono tanto decisi a intraprendere questa cosa delle votazioni, perché sono un po' presi dallo studio, come giustamente che sia, però come seggi elettorali quest'anno 10% non è che sia tanto una buona percentuale, però si spera fino a domani mattina che il tasso si aumenterà, e quindi sperando che alla fine vinceranno i migliori, no? L'affluenza alle urne nella prima giornata di voto non è stata per niente alta, ma i candidati hanno ancora un po' di tempo per convincere i propri elettori a lasciare le aule di lezione per dirigersi nei seggi e votare per il rinnovo delle rappresentanze studentesche. Le argomentazioni per far leva sugli indecisi non mancano, ogni associazione ha ben preciso il programma da attuare nel caso di vittoria, ma le parole non bastano a spingere al voto gli studenti, sempre più stanchi della politica, non fanno eccezione verso quella universitaria. Poi il compito a cui sono chiamati non è certo semplice, visto che i votanti si troveranno davanti 9 schede da compilare. Si vota infatti per il rinnovo del Consiglio d'amministrazione, Senato accademico, Consiglio d'amministrazione della DISU, il comitato che sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi, il comitato per le pari opportunità, il Consiglio degli studenti, i consigli di facoltà e i consigli didattici. Si vota anche per il rinnovo del Consiglio nazionale universitario. I seggi sono in tutto 19 e sono dislocati nelle sedi universitarie. Si potrà votare oggi dalle 9 alle 14. I rappresentanti eletti verranno proclamati dal rettore con un decreto dopo 10 giorni dal voto e rimarranno in carica per il biennio 2010-2012. Hai votato? Ho votato, sì. Ho votato questa mattina all'apertura del seggio. Credo di essere stato uno dei primissimi a votare, decisamente. Ma l'affluenza è scarsa? L'affluenza è stata veramente bassa, soprattutto in alcuni seggi. Questa mattina ho girato un po' per tutti quanti i seggi del polo umanistico, veramente pochissima gente. Probabilmente le date non sono proprio compatibili con quelle che è l'attività didattica che si tiene all'Università del Salento. Se faccio un paragone, per esempio, con 2 anni fa, allo stesso orario avevano votato quasi il doppio delle persone che hanno votato oggi. Che insomma dà la dimostrazione che forse insomma si poteva fare diversamente, si sarebbe dovuto pensare diversamente per avere una maggiore affluenza, questo sì. Quali sono gli obiettivi che sono posti i candidati? Beh, chiaramente tutti quanti i candidati sono posti come obiettivo quello innanzitutto di garantire la massima affluenza al voto. E questo lo si è fatto con una campagna elettorale che è stata comunque condotta, devo dire, rispetto ad altri anni in maniera anche abbastanza corretta. Per quanto riguarda l'attività poi che si svolge costantemente in questi giorni, da regolamento non è possibile svolgere campagna elettorale. Da regolamento non si possono distribuire volantini, non si possono attaccare manifesti, noi ci atteniamo al regolamento. È chiaro che poi naturalmente le telefonate si fanno, è chiaro che i messaggi si mandano, è chiaro che comunque ciascuno di noi ha cercato in questi giorni di ricordare a tutti i propri colleghi che si doveva votare, che è importante votare perché si eleggono le rappresentanze studentesche che ancora contano qualcosa nell'ambito universitario. Ragazzi, avete votato? Ovviamente sì. Per chi? E sono il coordinatore dell'UDU, per chi vuoi che abbia votato. Quali sono le facoltà che avrebbero maggior bisogno di sussistenza? Soprattutto le facoltà umanistiche necessitano di una presenza, diciamo, forte e preparata da parte degli studenti e dei rappresentanti. Il problema è che gli studenti non colgono l'importanza di avere la rappresentanza e ciò che a cosa serve la rappresentanza all'interno dei consigli di facoltà, dei consigli didattici. Tendono a farsi, come dire, a dire tanto siete in minoranza, ci sono molti professori, non avete tutta questa voce in capitolo, e quindi tendono a volersi, come dire, far surclassare. In pratica gli studenti hanno poca fiducia nei propri rappresentanti? No, gli studenti hanno poca fiducia nei confronti della rappresentanza, non dei rappresentanti, perché effettivamente la rappresentanza è in minoranza in tutti quanti i consessi, non ha praticamente mai la possibilità di far passare una propria proposta. E viene visto questo come una non necessità ad averlo, perché nel momento in cui uno pensa tanto quello che tu dici conta poco, perché non passerà facilmente la tua proposta,
Non, c'è un disinteresse rispetto a questo, non si capisce a cosa serva la rappresentanza, non poca fiducia nei rappresentanti perché comunque alla fine siamo sempre presenti, riusciamo a risolvere i problemi, dall'accompagnarli in segreteria ad arrabbiarci noi al posto di loro con i segretari o nei consigli di facoltà, nei consigli didattici.